come vanno le cose, come vanno le cose, da un punto di vista economico, da un punto di vista finanziario. Perché diciamoci la verità, l'amore passa, ma i soldi restano, quindi questo è molto importante, perché lasciate perdere l'amore, lasciate perdere le questioni sentimentali-affettive e pensate a guadagnare, pensate a fare i soldi, perché questo tanto vi dà una, diciamo, capacità di essere indipendente, quindi al di là della fortuna lasciate perdere l'amore, che poi se viene, viene, tanto quando avete creato una solidità anche di autostima, perché se siete le solite smandrappate, se siete le solite sciacquette senza arte né parte, col conto in banca che langue, ovviamente, come dire, più che catramisti, cassa integrati. Certo, uno dice: ma io sfrutto la mia bellezza. Ah, va bene, ho capito. Se sei una super bella, magari potrai anche accalappiare qualche fesso ricco, però in generale è molto importante, diventare indipendenti. Allora, vediamo come vanno le cose. Allora, per l'Ariete, il problema dell'Ariete per quanto riguarda i soldi non sono tanto a guadagnarli, perché guadagnare ci riesce, anche buone possibilità, è il fatto che l'Ariete ne spende troppi. Purtroppo non ha una cultura economica, non ha una cultura finanziaria e quindi si sputtana un sacco di soldi. In questo periodo, tra l'altro, l'Ariete è anche abbastanza fortunato perché Giove, la presenza di Giove, la presenza di Saturno, non ci sono segni ostacolanti, può avere, diciamo, grandi ingressi finanziari. Quindi l'Ariete è fortunata in questo periodo. Però, come dire, tu puoi essere fortunata finché vuoi, ma se non sai gestire. Quindi il suggerimento all'Ariete è quello di imparare a gestire, diciamo, un po' le sue risorse economiche, le sue risorse finanziarie. In questo periodo ci saranno anche delle ottime proposte che deve valutare. Un'altra cosa che deve tenere presente l'Ariete è che non può, diciamo, come dire, puntare soltanto sulla fortuna. Sicuramente la fortuna aiuta, ma l'Ariete deve anche inquadrarsi un po' di più. Però il periodo è fortunato, ci potranno essere vincite al gioco, ci potranno essere dei guadagni anche abbastanza consistenti, per cui datti da fare, cara Ariete, non rompere i marroni, perché poi la donna dell'Ariete è impulsiva. Poi veniamo al toro. Allora, il toro è un periodo abbastanza tranquillo. Il toro, a differenza dell'Ariete, è un segno molto stabile, è un segno di terra che ha anche una cultura del denaro, non sa tanto guadagnarne. Anche quando, diciamo, non sa strutturarsi, ecco, il toro dovrebbe imparare un po' la strutturazione economica, finanziaria. Comunque il periodo è buono per il toro, ci saranno alcuni problemi, diciamo, delle spese impreviste che arriveranno, tipo magari la macchina che si rompe, situazioni di questo genere, per cui il toro avrà, grandi difficoltà, ma comunque le possibilità ci sono per quanto riguarda il toro. Ecco, quindi questo è il suggerimento che posso dare alle persone del toro è di lasciare perdere, veramente le persone del toro perdono tanto tempo dietro ai sentimenti, dietro alle relazioni sbagliate. Quindi, cari amici del toro, a voi vi fregano l'amore, cioè l'amore, il fatto che volete a tutti i costi avere una relazione, mollatela lì con questa storia dell'amore e puntate al grano, puntate ai soldi che vi daranno più soddisfazioni. In questo periodo per il toro le cose funzionano bene e quindi però potrebbe impantanarsi proprio a livello mentale perché poi bisogna imparare a, diciamo, ad avere delle possibilità. La mente libera per, come dire, per guadagnare ci va la mente libera, quindi lasciate perdere, diciamo, assolutamente l'amore che tanto non porta niente di buono in questo periodo per il toro e puntate sull'impegnarvi da un punto di vista lavorativo. Poi abbiamo i gemelli. I gemelli
Diciamo anche qua un altro segno con le mani strabucate, fanno acqua da tutte le parti. Tra l'altro i gemelli attraversano anche un periodo abbastanza sfigato e quindi i gemelli dovrebbero imparare in questo periodo a stare tranquilli, i gemelli dovrebbero imparare in questo periodo a non avere diciamo grandi velleità e a barcamenarsi, perché purtroppo c'è la Luna in trigono, in quadratura negativa, c'è anche Urano e Nettuno che sono in opposizione, per cui ci sono tutta una serie di segni che stanno ostacolando i gemelli da un punto di vista finanziario. Quindi questo è da tenere presente, quindi i gemelli staranno andando. Non stanno andando molto bene, non avranno grandi possibilità e per cui devono puntare al risparmio. Quindi per i gemelli è abbastanza dura. Ecco, per almeno i prossimi 2 mesi i gemelli avranno grandi difficoltà da un punto di vista economico-finanziario, soprattutto nelle case legate all'economia, legate alla finanza. Devono imparare a sapersi gestire, a essere più moderati, morigerati. Periodo negativo, ti capiteranno di tutto da un punto di vista economico, ti capiterà spese impreviste, cazzi e mazzi, per cui tranquillo, vola basso e aspetta tempi migliori. Impara a non spendere tanto, qui non è il momento di fare investimenti, non è il momento di spendere. Poi abbiamo il cancro. Il cancro invece sta attraversando un periodo discreto, diciamo senza lode, senza infamia, ma ci saranno anche ottime proposte lavorative. Anche qua il cancro purtroppo lo frega un po' la voglia di mettere su famiglia, perché le donne del cancro cercano a tutti i costi di mettere su famiglia. Quindi se sei una del cancro single, lascia perdere la famiglia che tanto poi arriverà. E concentrati sul lavoro, concentrati sulle finanze, cerca di magari creare impresa, di fare qualcosa perché le possibilità ce l'hai. Anche qua ci sono dei segni estremamente positivi, ci sono Marte e anche Giove che sono in transito positivo, mentre Venere, ad esempio, è in trigono, in quadratura, in negatività, per cui devi imparare a gestire un po' questa situazione. Ecco, quindi questo è un po' il discorso del cancro, ma senza lode, senza infamia ci saranno grandi possibilità. Per il leone è un periodo in cui ci saranno, soprattutto da un punto di vista della fortuna, dalla fortuna da un punto di vista economico sta girando bene, quindi il leone potrebbe, diciamo, fare piccoli investimenti, magari nelle vincite, per sfruttare delle vincite, sfruttare i vantaggi che può avere da questo punto di vista. Quindi il leone ha questa grande possibilità, questa grande chance della fortuna. Fortuna, quindi, che ne so, il gratta e vinci, queste cazzate qua, che però potrebbero portare dei grandi risultati. Da un punto di vista lavorativo deve impegnarsi di più, deve mollare un po' con l'egocentrismo, avere un po' più di umiltà, perché altrimenti non ne caverà un ragno dal buco. Comunque non è male come situazione. Poi abbiamo la Vergine. La Vergine è un periodo molto buono, perché la Vergine avrà possibilità di incontrare persone, avrà possibilità di trovare le persone giuste, avrà la possibilità di fare le giuste conoscenze. Questo peraltro anche ai gemelli, perché i gemelli in effetti hanno la possibilità di fare le conoscenze giuste. Purtroppo, sto facendo un salto indietro ai gemelli, spesso si mangiano queste possibilità, perché se i gemelli e in questo periodo ci sono delle possibilità per ottenere dei risultati, i gemelli hanno questa possibilità, potrebbero rifarsi, potrebbero avere dei vantaggi. Il problema dei gemelli è che c'è sto carattere di merda, sto carattere volubile che non porta a niente. Ma torniamo alla Vergine. Quindi la Vergine attraversa comunque un periodo in cui inizierà a raccogliere i frutti. Da metà settimana prossima potranno arrivare dei frutti perché la Vergine
ha comunque investito molto, ha fatto molte cose e quindi ringrazio anche Caterina e tutti quelli che stanno mettendo le rose. Avrà grandi possibilità, quindi questo va tenuto presente. La Vergine deve soltanto, invece, in questo caso, cercare di godersi anche un po' di emozioni, perché altrimenti si mette contro la sua parte emotiva, e questo è veramente sbagliato, no? Non bisogna mai mettersi contro la propria sfera emozionale. Quindi, cari segni della Vergine, imparate a darvi delle emozioni, imparate a darvi energia, perché questo è molto molto importante per voi. Bene, bene, e riprendiamo quindi.